l'ozio, cioè quella che è la piacevole sensazione di non c'è fare niente, no? Quello è tempo perso, secondo voi? No. Cosa, professore, è tempo perso? L'ozio, è tempo perso, no, no, è, no, certamente no, come diceva Oscar Wilde. Per chi lavora, l'ozio non è affatto tempo perso. Ecco, Oscar Wilde diceva coltivare l'ozio è proprio il fine dell'uomo, addirittura, perché serve a coltivare la creatività, ad allentare le tensioni, e poi anche ad essere più produttivi, e fa bene anche alle relazioni, all'amore, a tutto. L'ozio nell'immaginario collettivo invece è una parola negativa, e richiama l'inerzia, indolenza, pigrizia. Invece ozio, nel suo significato latino originale, ozium, è lo spazio dedicato alla riflessione, per stimolare il pensiero, la creatività, la consapevolezza, e si chiama ozio creativo, come vedete qui, sarà capitato a tutti di sperimentare almeno qualche volta, almeno di sentire quella piacevole sensazione di dolce far niente durante una passeggiata senza meta, magari, o a tavola, restando a tavola oltre la fine del pasto, oppure stare nel letto qualche minuto, ora in più la mattina, certe mattine, o durante la lenta lettura di un buon libro, abbandonati su una poltrona, o dedicare magari tutta una giornata, perché no, tutta la domenica magari come giornata dell'ozio, per ricaricarsi, staccare, non far niente. D'altra parte anche Dio ha avuto la sua giornata di ozio, dopo aver creato gli animali, il mondo, poi il settimo giorno ha oziato, si è riposato. A parte gli scherzi, comunque l'ozio è qualcosa di cui oggi c'è più bisogno che mai, considerando il tipo di lavoro, di chi lavora oggi. Oggi chi lavora viene sottoposto a ritmi stressanti, basta pensare, basta vedere nelle multinazionali, nei call center, Amazon, avete visto, no? E quindi l'ozio diventa fondamentale, diventa importante, significa impiegare il tempo libero per dedicarsi finalmente alla propria individualità, per scoprire e coltivare le proprie risorse, comunque per interrompere quel flusso continuo di impegni, di lavoro che c'è o che ci creiamo a volte, no? Prendersi delle pause per mettere in ordine le proprie idee, tutto questo aiuta a sentirsi soddisfatti, indipendentemente da avere più o meno soldi, eccetera. Questo ritagliarsi quotidianamente e anche se una volta a settimana, un periodo più prolungato, un periodo di ozio, fa sentire più soddisfatti, ritrovare la motivazione anche per continuare meglio il proprio lavoro, per impegnarsi meglio e per vivere per la propria vita. Fin da bambini invece noi siamo stati condizionati anche ad alzarsi molto presto la mattina, poi ci hanno insegnato a trasformare magari il pranzo in una pausa molto rapida nel pieno del lavoro, durante il lavoro, a non sprecare il tempo dormendo. Sempre in nome di una logica, per cui lo scopo principale della vita è lavorare, produrre, guadagnare, lavoro. Per cui oggi ci sembra che l'ozio sia tempo perso, almeno a molte di questo. Che il tempo non sia mai abbastanza e che perciò non dobbiamo perdere tempo. Ci sembra che il tempo ci rincorre, noi corriamo avanti al tempo e siamo sempre di corsa, perciò che non ci sia mai abbastanza tempo, né da dedicare agli altri, ma neanche da dedicare a se stessi. C'è una voce dentro di noi quando vorremmo fermarci un po' ad oziare, che magari ci dice più tardi, adesso ci deve finire questo, magari dopo che hai finito questo, magari nel fine settimana ti potrai lasciare andare un po', forse in vacanza,
o durante le ferie, poi magari durante un viaggio che dovrebbe essere completo, relax e ozio. Che cosa succede? Molto spesso nei viaggi, non è che ci si rilassa molto, non c'è molto ozio. Anche poi quanti sto vedendo anch'io, cioè ho notato che mi sa che certe persone si staccano di più in vacanza che a lavorare. Lo sì. Che se ne arrivano ogni secondo della giornata come se fossero a lavorare. Perché si viene presi proprio perché abituati a questo ritmo, a questo impegno continuo, si viene presi dalla frenesia di programmazione della vacanza o di necessità di visitare più luoghi possibili. E quindi oppure di scattare continuamente foto, fare video, o di controllare email, WhatsApp, eccetera. E l'ozio non è, cioè non è dell'ozio. E quindi, ma come sostenevano importanti personaggi saggi del passato, da Cartesio a Oscar Wilde, fino a Nietzsche, tutto questo, questo modo di vivere, questo stile di vita è contrario alla vera natura dell'uomo. Per cui Tom Hodgkinson, scrittore e direttore di una importante rivista britannica, critica l'idolatria del lavoro e propone modelli di vita centrati sulla riscoperta del valore del tempo e di se stessi. Nel suo libro dal titolo L'ozio come stile di vita, questo qui, lui dice letteralmente: l'ozio non è il padre del vizio, come si tende a pensare, ma la condizione per riappropriarci della vita e lasciare campo libero alle più elevate attività. Ozio significa essere liberi, insomma, ma liberi veramente, non soltanto liberi di scegliere fra se andare a McDonald's o a Burger King, o di scegliere tra TIM o Vodafone. Oggi la libertà è solo apparente, ci fanno credere di essere liberi. Significa essere liberi veramente, di vivere veramente la vita che vogliamo fare, liberi da capi, da salari, da pendolarismo, da consumo, da debiti. Ozio significa divertimento, piacere e gioia. Secondo me, insomma, quindi, chi vive solo per lavorare è un miserabile. Chi riesce invece anche ad oziare è un rivoluzionario, perché in questa società bisogna essere quasi dei rivoluzionari per rivalutare l'ozio. Anche Paul Lafargue, genero di Karl Marx, scriveva nel suo libro dal titolo Il diritto all'ozio una strana follia possiede le classi operaie delle nazioni in cui domina la società capitalistica. È una follia che porta con sé miserie individuali e sociali che da due secoli stanno torturando la triste umanità, dice. Questa follia è la passione essenziale e eccessiva per il lavoro, spinta sino all'esaurimento delle forze vitali dell'individuo e della sua progenie. Insomma, anche secondo Lafargue, il lavoro nobilita il capitalista, il manager, il finanziere, ma immiserisce la maggior parte delle persone, il lavoratore dipendente, lo stagista senza salario, o il precario, il cococò, che assomiglia sempre più a una bestia in gabbia, come una bestia che deve sviluppare enormi quantità di lavoro solo per rimanere in vita, per sopravvivere. E oggi molti giovani, molti lavori sono così. In un mondo dominato dall'etica del lavoro, dall'efficienza, da martellanti messaggi mediatici che ci incitano a fare, a produrre, a guadagnare, a consumare, il non atto che è l'ozio, perché l'ozio è non atto, non agire proprio. Il non atto è diventato quasi un atto sovversivo. È il massimo per andare controcorrente, quasi rivoluzionario. È una rivendicazione di individualità e di indipendenza. Un diritto che dobbiamo rivendicare,